Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Omori. Nello scorso video abbiamo incontrato Hiro che è tornato dal college e siamo andati a casa appunto di Hiro e Kel per mangiare e passare un po' di tempo con loro, però abbiamo deciso alla fine di tornare a casa di Sunny, casa nostra, perché praticamente domani è l'ultimo giorno che stiamo qui e quindi è meglio se passiamo un po' di tempo insieme per rivivere i vecchi tempi. Ma prima di andare a casa di Sunny, passiamo da iFixit per comprare dei fiori per la mamma di Kel e Hiro. E mi sembra anche giusto. Ma prima che me ne dimentichi, ecco qualche soldo per i fiori della mamma. Wow, ok. Compriamo dei fiori. Quanti ne volete? 4. Ma questi due? È un po' che incontro questi due personaggi in giro per la mappa. Mi sembrano familiari, ma non ne sono molto sicuro. Si sta facendo tardi. Dovremmo andare a casa tua una volta finito questo. Ti piace come idea? Sì. Cioè, dobbiamo proseguire, no? Ah, eccoli qua. La bimba che gioca sul letto. Ehi, mamma, ti ho preso dei fiori. Oh, sono per me? Ovviamente Hiro sempre con il suo charm. Sono molto belli, grazie. Ricky Gervais. Ah, Hiro, sei proprio un Don Giovanni, proprio come il tuo babbo. Il tuo babbo, che è un po' pisano. Chiedo scusa per aver esagerato prima. So che Sunny si trasferirà a breve. Fate del vostro meglio per restare in contatto. Più si diventa vecchi, più è difficile farsi degli amici. Mamma, mi stai deprimendo. Staremo bene. Sì, sono sicura che sarà così. Stammi bene, Sunny. Sappi che sarai sempre benvenuto qui. Adottatemi. Non perché ci sia qualche problema, però sai com'è. Bene. E ora. Oh, è proprio buio. Non è che è tardi. Wow. Finalmente ci siamo. Ne è passato di tempo dall'ultima volta che siamo stati a casa tua. Il che è strano se ci pensi, visto che viviamo accanto. Già, anche se un po' lo capisco. Entriamo, dai, dopo di te, Sunny. Uioi. Wow, questo posto è così vuoto che quando parlo faccio eco. Questa stanza sembra molto più grande da quando è vuota. Qui un tempo c'era un divano su cui guardavamo la TV. Ogni fine settimana ci trovavamo qui a guardare cartoni animati del mattino. Il che significa che il fatto che Hiro sia in pigiama e Omori anche più o meno in pantaloncini e maglietta con la canottiera sta ad indicare infatti che si ritrovavano qui praticamente ancora dal letto, neanche si cambiavano. Quindi Sunny è rimasto a quei tempi. E questa sul tappeto è la macchia che feci quando rovesciai per sbaglio l'arancia Joe, di cui abbiamo saputo nei libri visti un paio di episodi fa. Tu e Mari vi arrabbiaste così tanto quella volta. Perché Mivio ci è passato sopra da macchiare tutta la casa? Ah, davvero? Chiedo scusa. E qui? Uffa, è già buio. Mi sa che oggi non potremo vedere la casa sull'albero. Ah, quindi lì fuori è per andare sulla casa sull'albero. Ok. Forse possiamo visitarla domani. Aspetta, ho un'idea! E se rimanessimo a dormire per la notte? Sarà la nostra ultima volta in questa casa, giusto? E quando ci ricapiterà? Mai! Quindi facciamolo. Kel, mi fa piacere che ti sia autoinvitato, ma la mamma non sarà molto contenta di sentirlo. Ma vai tranquillo, mi sono stancato di svegliarmi in piena notte per il pianto di Sally. Almeno stasera potrò dormire sogni tranquilli. Sì, non hai tutti i torti, non devo agitarmi. Tanto abitiamo la casa qui di fianco, quindi non ci sono problemi. Allora, quindi non possiamo proprio andare. Ah, che seccatura! Mi ricordo di questo corridoio. Il ripostiglio a sinistra, come sempre, mentre la stanza del pianoforte è a destra. Speriamo sia ancora lì. Vado a controllare. Senso di inquietudine. Non siete troppo duri con me, non mi alleno da un po'. Thank you.
Cavolo, guarda come se la tira. Beh, suppongo di non aver perso la mano dopo tutto. A proposito, Sunny, suoni ancora il violino? Ah, qui non c'è. Immagino che per il trasloco tu l'abbia già messo in qualche scatolone. C'era questa canzone che suonavi sempre con Mari. Qualche volta mi capita ancora di canticcarla, ma non mi ricordo come si chiama. La suonavate continuamente. A volte la sentivamo anche da casa nostra. Com'è che si chiamava? A ricordarsi, amico mio. A saperlo. Ah, oioi. Questa tenda gigante? Cos'è? Stiamo morendo dal sonno, eh. Andiamo a dormire che è meglio, dai. Ok, loro intanto vanno a prendere delle coperte. Niente, col pianoforte posso solo... Cosa? Ma questo è il tema principale di Omori? Oh, cavoli. È scomparsa, ovvio. Andiamo un po' in bagno se c'è qualcosa. Niente, qualcosa, nel senso della parola. Ok, andiamo in camera nostra. Oh, fortino, grandi! Questo è il nostro fortino di coperte. Spero non ti dia fastidio, ma no. È stata tutta un'idea di Kel, io non c'entro niente. Sì, certo. Ah, prima che me ne dimentichi, Sunny e io ti abbiamo preso un regalo. Che era il tuo regalo per Hiro a Hiro, certo. È il libro di cucina di Papa Chip. Te lo ricordi? Ma certo! Ricordo ancora di quando volevo diventare uno chef. A pensarci ora sembra così sciocco. Ma perché? Non dire così, eri molto bravo. Non ti rassegnare e puoi ancora diventare uno chef. Dopo che hai studiato per medicina 5 anni, non penso che tu voglia diventare uno chef. Ma tutto bene, non ho più tempo per quello, sono sommerso dallo studio. Ma non ti piaceva cucinare? Le persone devono mangiare, altrimenti muoiono di fame, quindi, cioè, perché no? Ti ringrazio per l'incoraggiamento, ma non penso funzioni così. A sonno. Sta già dormendo? Ma si è addormentato all'improvviso. Eh già, è abbastanza veloce addormentarsi. Grazie per averci lasciato dormire da te. Deve essere duro stare in questa casa enorme e vuota. Soprattutto ora che non c'è più Mari. Mi dispiace non esserci stato abbastanza. Ovunque mi giri sembra tutto così diverso. Forse sei l'unica cosa che non è cambiata affatto. È abbastanza rassicurante, ad essere onesti. A parte gli scherzi, è veramente bello rivederti di nuovo. Avrei voluto ci fossero anche Aubrey e Basil. Comunque, scusa lo sfogo. Si sta facendo tardi, proprio come addormenterò anch'io probabilmente. Buonanotte, Sunny. Parleremo domattina. Beh, addormentiamoci anche noi e andiamo nello spazio vuoto.
Ah, partiamo direttamente da qui stavolta? Oh, cavoli. Ha chiuso a chiave. È chiuso a chiave. Che strano. È molto strano. Non ci dà la paghetta, non ho preso. Fammi tornare indietro. Ah, niente paghetta oggi? Niente paghetta oggi. E che ci vogliamo fa'? Allora, la prima cosa che voglio provare a fare, anche se siamo da soli, che si può sicuramente provare a fare, è... va bene, nuotare, ma... Omori, sei qui! Sono contenta che tu mi abbia trovato. Kel, Aubrey e Dino e tutti gli altri bambini sono scomparsi. C'è una fitta nebbia che avvolge l'intera foresta. Ovunque, tranne che qui. Ma non è vero? Ah, forse intendi dall'altra parte del mare? Forse i nostri amici sono dall'altra parte del mare. Andiamo a cercarli insieme. Vuoi venire con me? Sì. Grazie, fratellino. Sapevo di poter contare su di te. Ti terrò compagnia, così non sarai da solo. So che lo odi. Ora possiamo nuotare. Rallenta il battito. Non avere paura. Non è spaventoso come credi. Bene. Oh, finalmente. Bellissimo. Yeah. Oh, cavolo. Ok, non si può spaziare più di tanto perché sennò, ragazzi, era tremendo. Queste sono mangrovie. In genere le mangrovie crescono. Oddio, si può spaziare invece. Ah, non c'è niente qui, meno male, no? Perché davvero, se uno poteva andare fin dove gli pareva. Perfetto, ma magari forse non c'è ora. Perché il gioco dice, sai, non è saggio andare di là per il momento. Perché sennò, ragazzi, davvero è infinito il posto. Dove siamo? Oh! Cosa? Che sono quelle ombre? Forse non devo farmi vedere? O forse non ci sono più? Allora, le ombre sembra siano scomparse. Era solo per metterci un po' di ansiotta. Ma non fa niente. Oh no, ci sono ancora le ombre invece. Forse mi danno la caccia? No, forse no. Forse stanno lì tanto per... Non lo so, non ne ho la più pallida idea. E non intendo scoprirlo, sinceramente. Siamo arrivati su un'isola che sembra Yoshi's Island, veramente. Per come è strutturata. Oh, interessante. Wow. Ma sembra... Oh, cavoli, ma questi siamo noi. Questa povera fotografia. Riesce a rimanere attaccata a malapena. Quella... Oh, è Mari! Ma sì, penso che sia Mari perché Aubrey non mi pare abbia un fratello. Se no era il nostro amichetto, no? Letto sfatto, un'orchidea erone bianca. Un televisore? Qualcosa ti fissa dall'altro lato dello schermo? Wow! Come se non fosse già abbastanza inquietante. Ok, allora possiamo, penso, proseguire. Sì, andiamo sopra. Wow. Binocolo. Diamo un'occhiata al paesaggio. Dove dobbiamo andare per andare dove dobbiamo andare? Oh! Certo a beccare proprio quello. Non c'è luce qui. Sì. A beccare qualcosa non è facile. Ah, quindi dobbiamo proseguire? Andare avanti? Magari qui poi ci si può tornare per una quest secondaria per mettere la luce? Non lo so. Però intanto bisogna proseguire. Che posto strano. Ah, sì. Era, bastava avanzare di poco. Eh sì, per forza, poi c'è la cascata.
Ok, questo sembra quasi il ponte che abbiamo visto. Sembra, non è. Il ponte è inizio gioco. Ah, stavolta qua si può andare? Oh mio. Allora, la cascata lì la fa da padrone. Ah, ecco un posto. Poi entriamo in questa casa abbandonata. Non c'è nulla. Sì, qualcosa che mi fissa dall'altra parte dello schermo. Letto sfatto. E un guardaroba sporco. Ah, facciamo il giro allora. Ah. Oh, Mori, sono così fiera di te. Sei arrivato a nuoto fino a qui, anche se sei sempre stato terrorizzato dall'acqua. Ma c'è ancora qualcosa di importante che ti spaventa, dico bene? Qualcosa un po' difficile da superare. Lo scopriremo magari nell'ultimo giorno. Chissà. Più che altro vorrei trovare alcune lettere particolari, ma devo capire dove sono perché non è facile sapere dove stiamo andando, se non... A parte, dovrei avere la mappa, ma non mi fa aprire il menu. Oh, c'erano i nostri amici lì. Ok. Questo non è nulla. Ancora i nostri amici. Chissà cos'è successo. Certo, ora che sta nebbia è un po' fastidiosa. Sembrano quasi i ricordi che abbiamo vissuto. E che sono anche foto scattate nell'album. E quindi ora? Ah, qua si prosegue. La tenda che c'era anche nella stanza del pianoforte. Oh Mori, sembra che tu abbia dimenticato qualcosa di importante. A te sta bene così? Anche se non credo sia la cosa giusta. Hai già visto questa tenda prima? L'ultima volta che siamo andati al lago, precisamente. Cosa? Devo fermarmi qui, però. So che non sarei dovuta venire, ma mi sento un po' sola quando andate via. Wow. Cosa? Ti senti sola quando andiamo? Cosa? Ok, forse perché la lasciamo sola e lei ci insegue in vari posti col picnic, forse? Questo intende quando poi noi esploriamo? Spero sia quello, perché se no... Cioè, è grave. Beh, è come se noi entrassimo nella testa di Sunny e vivessimo veramente come Omori e come se fossimo ancora dei dodicenni. E quindi lei vive nella nostra testa. Perché da quello che mi pare di aver capito, lo spazio bianco e le avventure che viviamo sono dei sogni che fa Sunny. Ok. Però vediamo che cosa c'è dietro la tenda. Spero tu sia ancora lì, Sunny. Mi manchi molto. Attenzione! Ci ha chiamato Sunny. Addio, fratellino. Come addio? Oh. Devo andare. Wow. Non la devo andare. Cavolo. Oh. Ma scusami.
se io volessi salire, mi farei emergere dal buco? No! Dal pozzo, ma che succede? Non c'è niente qui, cosa? Io non sto capendo. È un pozzo, quindi... Niente, devo per forza scendere allora. Ho voluto aspettare un po' troppo per vedere che cosa succedeva, ma tutto quanto nero è diventato. Ci immergiamo. Wow! Pesci lanterna. O angolari, se preferite. La R potrebbe servire. Se non serve, è un altro punto per l'impiccato. E sono cavoli amari. Ok. Aspetta, Cracra. Sì, sto aspettando che succeda qualcosa. E guardiamo dentro la fossa. Bene. Ah, così? Da solo fa? Ok. Wow. Oh mio Dio, ma dove siamo? Tasse. Questa è una strada solo per comitive, ragazzo. Torna quando avrai degli amici. No. E ragazzino, vuoi andare in un posto figo? Ti consiglio l'ultima spiaggia, il locale di tendenza. Wow, questo cos'è? Oh mio Dio, non posso toccarlo neanche. Fammi parlare. Mucca pagante. Volevo dire mu, ma come? Che figata sto posto. Quindi il taxi mi vuole portare nell'ultima spiaggia. Ma ho trovato una vongola. Che ci faccio con una vongola? Devo trovare le conchiglie. Effettivamente sono soldi. Oh mio Dio, uccello. Autostrada infinita. No. Non dirmi che davvero. Ah, mi fa il loop. Dai. Il pozzo profondo è quello dal quale siamo arrivati, immagino. Però autostrada infinita. Che è successo? Per farci capire. Oh mio Dio. Per farci capire, insomma, che possiamo andare avanti quanto vogliamo, ma non arriveremo da nessuna parte. Però attenzione, abbiamo solo investito un pedone. E qua ci sono. C'è Kel. Però aspetta. Ultima spiaggia. Ciao ciao. Va bene. Ehi, Omori, eccoti! Dove eri finito, bello? Durante la tua assenza noi siamo stati ingannati e abbiamo firmato un contratto, quindi ora abbiamo tutti un lavoro. Cresciamo così in fretta. Il mio lavoro è quello di indicare alle persone la strada per l'ultima spiaggia. Qui è dove lavoro. Ma chi vi ha ingannato di grazia? Ma che sono quei cosi? Spero nemici, così possiamo combattere e menare un po' le mani. Però siamo solo in due, no? Eccoci qui. C'è anche un water là che non manca mai. Ah, lì c'è la nostra sorellona. Dobbiamo andare a salvare allora. Devo dire che forse ci stanno un po' sfruttando. Quindi perché non andiamo a prendere gli altri e poi ce la filiamo? Io lo stai viaggiando molto per lavoro, quindi non so con certezza dove sia ora. Ma so che Aubrey lavora al quinto piano dell'ultima spiaggia. Dovremmo prima andare da lei. Eh sì, mi sa proprio di sì. E tu che sei? Uomelma. Tu dall'espressione stoica, sembra tu voglia del latte fresco dritto dritto dalla fattoria Mucca Marina. No, scusami. Ok, mi pentirò, va bene. Ah, un lavoro per Aubrey. Ah, cavoli. Dobbiamo aspettare Aubrey allora. Ehi, ci facciamo una foto? No, eh. Ecco Mari. Ma è un coccodrillo quello in alto? Ehi Mari! Guarda che ha finalmente deciso di farsi vivo! Oh Mari! Che bello vederti di nuovo! Cos'è successo Mori? Non sei felice di vedere tua sorella? Oh, soltanto Mori che si comporterà, Mori. Non puoi incolparlo se è la sua natura.
Comunque, come stavo dicendo, il lavoro paga le bollette, ma non è molto eccitante. Perciò io e Domore andremo a prendere Obri e Hiro. E dopo andremo a... trovare Basil? Oh, vero! Ecco cosa dovevamo fare! Ma no! Sempre felice di aiutare. Fatemi sapere se vi serve qualcosa, va bene? Nah, non preoccuparti, Mari. Il capo mi adora. Entreremo e usciremo dall'ultima spiaggia in un secondo, stanne certa. Ok, se lo dici tu, Kel. Forza, Mori. Non vedo l'ora di farti conoscere il capo. È fantastico. Ma qui è un coccodrillo. Alisgherro. Sì, signore, affermativo. Ho capito. Ai suoi ordini. Cristallino. Passo e chiudo. Però già ho finito di far finta di parlare al telefono. Ma cosa? Ma per favore. Succo di cereale? Ramen. Attenzione che c'è un Rembi. Cos'è? A testa di un pesce? Proprio una splendida battuta. Vediamo un po' la battuta. Cosa fa un televisore sul fondo dell'oceano? Va in onda. Io queste battute poi dovrei farle alla dama del lago che mi vuole... che vuole sentire le battute. Ad ogni modo, io penso che possiamo fermarci qui per oggi. È stato davvero un episodio particolare. La piscina è infestata, allora con calma magari, con molta calma. Bene, amici, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate, come sempre, tutti i link utili. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!